Bentrovati amici di Moonclick e Moonclick Magazine, io sono Alessandra Basile e con me oggi Maria Frassetti, buongiorno. Oggi negli uffici di Moonclick a Vimercate sui vostri schermi uno scontro tra titani, perché vogliamo mettere a confronto il Huawei P10 e il Samsung Galaxy S8. Huawei P10 è stato presentato a Barcellona al Mobile World Congress, noi eravamo là, ve lo ricorderete, ve l'abbiamo mostrato subito in anteprima durante la conferenza stampa della domenica del 26 febbraio, l'abbiamo provato, l'abbiamo riportato in Italia, abbiamo fatto tutte le prove del caso, vi abbiamo pubblicato la nostra recensione, vi abbiamo già raccontato un po' di cose. Invece a Barcellona non è stato presentato il Galaxy S8, che è stato un po' il grande assente, se vogliamo, di quell'occasione. Samsung l'ha presentato circa un mesetto dopo, con degli eventi dedicati in giro per il mondo, New York, Londra, Milano, comunque in ogni caso con un grandissimo successo, e in questo momento oramai sono i due concorrenti del caso. E ce ne abbiamo qui tutti e due. Li abbiamo qui tutti e due, li abbiamo provati tutti e due, esatto. Adesso vogliamo mostrarvi però a confronto come si comportano. Assolutamente sì, iniziamo? Sì. Allora, iniziamo con il confronto vero e proprio. Okay, iniziamo. Allora, i telefoni sono spenti, sì. Partiamo proprio dall'inizio, dalla base. Assolutamente. Li accendiamo nello stesso momento e vediamo quanto tempo ci mettono all'avvio. Va bene, andiamo. Pronta? Al 3. Ok, 1, 2, 3. Ecco, Galaxy S8 si è acceso, anche Huawei. Sì, ci ha messo un po' di più a reagire. Sì, alle, ci ha pensato comando, un attimo. Sì. Vediamo quando diventano operativi. Adesso qui c'è lo sblocco. P10 pronto. Anche S8. Anche S8. La frazione di secondo. Ci siamo. Differenza. C'è da dire che appunto il P10 ha... È più lento all'inizio, sì, c'è poi recupera. Un attimo di più a recepire il comando, poi però è stato piuttosto veloce. Senti Mari, proviamo a fare anche il confronto del browser. Ma sì, dai, facciamolo. Allora, abbiamo Chrome, ok? Sì, apriamo Chrome, eccoli, riattivi entrambi. Assolutamente, proviamo a navigare su Repubblica, ok? Vediamo un po'. Allora, digitiamo. Allora, P10, la pagina è già caricata, eh? L'S8 ci sta mettendo un po'. Sta mettendo un po', considerato che la rete è la stessa, stiamo navigando sì, il wifi, esatto. Proviamo a scrollare, vediamo se è tutto molto... Ecco, questo ci ha messo un attimo di più a caricare questa foto. Qui invece è già tutto carico, ci ha messo quindi qualche più foto all'inizio. Esatto, proprio dopo tutto precaricato, invece qua alcune foto le prende in un secondo momento. Sì, esatto, proviamo magari a entrare... Vuole entrare in un articolo? Sì. Apriamo il primo? Sì. Ok. Nessun download qui. Ok, no, ma questo non è uscito. Ed ecco l'articolo. Beh, si legge, insomma, senza lo scroll. Sì, direi che è ben fruibile ed è attivo. Assolutamente perfetto. Esatto. Passiamo al confronto del fingerprint. Sì. Allora, spendiamo prima però due parole. Allora, Huawei ha deciso sul P10 di fare un'ulteriore modifica rispetto al P9 e quindi ha spostato il sensore delle impronte digitali, che appunto sul P9 era presente nella parte posteriore del telefono, l'ha spostato sulla parte anteriore. Okay. E si trova di fatto sotto il vetro del display, non è un reale tasto fisico, è il sensore delle impronte digitali. Personalmente ho trovato questa scelta davvero azzeccata perché ottimizza tantissimo l'esperienza d'uso da parte dell'utente, perché non c'è bisogno, quando magari il telefono, come in questo momento, è sul tavolo, di sollevarlo, girarlo, non è necessario fare nulla, semplicemente appoggiare sopra il dito. Ok, invece Samsung Galaxy S8 ha il lettore di impronte digitali sul retro, qui vicino alla fotocamera. Io invece ho trovato questa scelta non molto comoda, perché comunque il telefono va sollevato per poter appoggiare il dito sul lettore di impronte digitali, e spesso mi sono trovata a schiacciare la fotocamera anziché il sensore. Cioè, quindi insomma non è molto pratico. Ok, senti, proviamo invece proprio la velocità, quindi tu a questo punto necessariamente dovrai sollevarlo. Assolutamente un attimo. Sì, tu puoi tenerlo invece appoggiato. E al mio 3 proviamo con lo sblocco, ok? 1, 2, 3.
Vedi, il mio problema qui infatti. è trovare la posizione giusta del sensore. Del sensore. Invece col come P10 ti dicevo, avendo anche le mani un po' piccole, è difficile destreggiarsi con questa, in questa manovra. Ok, da questo punto di vista invece il P10 è stato, si è comportato davvero in, in maniera egregia. Ok. Ok. Passiamo al prossimo step del confronto tra i nostri Huawei P10 e Samsung Galaxy S8. Passiamo ai display, perché sono sicuramente i componenti su cui oramai si gioca la battaglia. Allora, apriamo un video su YouTube e vi mostriamo come, come si vede. Partiamo da qualcosa di super nazional popolare. Assolutamente sì, è super estivo anche, visto ma che ci sta. Stiamo arrivando. Esatto, allora, partiamo con il P10. Sì. Ecco, non potete non riconoscere Alvaro Soler, si è girato. Sì, ecco qua, di nuovo. Allora, abbassiamo un attimo il volume, Alvaro ci piace, però se no così diventa un po' invadente. Allora, spero che abbiate visto al meglio comunque come si possono fruire i contenuti sul display del, del P10. Abbiamo scelto questo video in realtà adesso senza scherzare perché è un video 4K e quindi comunque permette di sfruttare al meglio la tecnologia Full HD di questo display. È un display IPS. Huawei ha fatto questo, questo tipo di scelta. In ogni caso i dettagli sono davvero ben definiti, i colori comunque brillanti con contrasti piuttosto evidenti ma non, non eccessivi, quindi comunque l'esperienza di visualizzazione dei, dei video è sicuramente ottimale. Vediamo ora la differenza del video su Samsung Galaxy S8. Riprendiamo sempre il nostro Alvaro, eccolo qui, ve lo faccio vedere e sentire. Beh, che dire, il display parla da solo, si vede tutta la bellezza dell'Infinity Display, quindi un display a tutto schermo, senza bordi e dai bordi ricurvi. Sì, e poi direi che la tecnologia Super AMOLED, che comunque sì, contraddistingue Samsung, è decisamente ottimale e dà un po' quella marcia in più nella visualizzazione dei contenuti sì, sul display. Infatti si è proprio immersi in quello che si vede e si ha la sensazione di avere proprio il video tra, tra le mani. Non ci sono ostacoli visivi, non ci sono impedimenti, non c'è nulla, soltanto il video e basta. Esatto, bisogna dire bellissimo, che questo round è qui la vince S8. Samsung S8, sì, assolutamente esatto. Sì. Ok, perfetto. Passiamo all'ultima parte di questo confronto tra il Huawei P10 e Samsung Galaxy S8. Passiamo alla parte delle fotocamere, che sì, sono sicuramente uno degli altri componenti principali di questi telefoni. Ieri abbiamo dedicato del tempo per fare delle foto pressoché identiche, insomma abbiamo sì, cercato di prendere le stesse inquadrature con entrambi i telefoni, quindi stesse condizioni di luce, stesse condizioni ambientali, per vedere come si comportavano i due comparti fotografici. Esatto. Passiamo subito per esempio al primo vediamo scatto. Subito il risultato, ecco il confronto della prima foto. Esatto, allora, questa foto è stata fatta con il sensore monocromatico del, della fotocamera del Huawei P10, quindi nessun tipo di interpolazione digitale, è il risultato naturale della, della fotocamera, quindi potete vedere subito dei colori molto naturali, un contrasto definito ma non eccessivo, quindi non particolarmente sbilanciato o irreale e quindi comunque una buona fotografia. Assolutamente. Sì, invece per quanto riguarda l'S8, non essendoci il discorso della doppia fotocamera, abbiamo realizzato uno scatto a colori che è stato poi modificato successivamente, quindi ho aggiunto il filtro bianco e nero. Il risultato, come potete vedere, non è molto soddisfacente, almeno a mio avviso, nel senso che il bianco e il nero non è realistico, per esempio se guardate il cielo, le nuvole sono completamente bruciate, il bianco delle nuvole è bruciato. Quindi decisamente molto meglio la foto del P10. Ok, passiamo alla successiva. Sì.
Allora, qua abbiamo sia un tema di macro, abbiamo voluto fare questo per, appunto, per mostrarvi un po' la macro, ma anche i colori. Sì. Qua potete vedere comunque una diversa gamma di colori, anche in questo caso la fotografia del P10 reputo che sia comunque molto buona, perché comunque i colori sono reali, ben definiti, provo anche a fare uno zoom e vedete che comunque i dettagli sono assolutamente nitidi, guardate fino a che punto posso arrivare, quindi davvero una foto eccellente. Assolutamente sì. Per quanto riguarda invece il Galaxy S8, vediamo che l'oggetto principale che ho voluto riprendere è stato messo comunque a fuoco in maniera soddisfacente, i colori ci sono ben nitidi, il contrasto è buono. L'unica cosa a mio avviso è che, essendo in movimento il soggetto, quindi le foglie a causa del vento, come si può vedere qui in questa parte, a differenza invece del P10, si è venuto a creare questo effetto un po' di mosso. Esatto, invece sul P10 la stabilizzazione automatica ha riequilibrato il tutto, quindi nessun tipo di problema. Io sono già passata alla foto successiva. Allora, qua era anche in questo caso per mostrarvi un po' una sorta di paesaggio, il paesaggio urbano dell'Energy Park, insomma, passateci questa definizione. Allora, qua vediamo una differenza di colori piuttosto netta. Sì, qui secondo me vince l'S8, nel senso che in condizioni di luce normale, quindi di luce anche abbondante. Sì, questa è stata fatta nell'intorno dell'ora di pranzo. Esatto, vediamo dei colori comunque molto accesi, molto più marcati, accesi, un maggiore contrasto rispetto alla foto invece realizzata con il P10. In questo caso sì. Siamo giunti al termine del nostro confronto, sì. A questo punto vi spieghiamo perché dovreste comprare il P10 e invece perché dovreste comprare l'S8. Partiamo sì. Con il P10. Allora, il P10 ci ha convinto sicuramente per l'autonomia della batteria. Nei primi giorni che abbiamo utilizzato questo telefono, in realtà la batteria era piuttosto instabile, capitava che crollasse all'improvviso durante la giornata, ma in realtà poi nei giorni successivi Huawei ha rilasciato due aggiornamenti del firmware e questa situazione si è assolutamente stabilizzata. Non solo, è proprio diventata un'ottima batteria, quindi con un'autonomia davvero soddisfacente. Quindi se state cercando un telefono che vi supporti durante tutta la giornata, anche se avete un utilizzo piuttosto intensivo o con un utilizzo medio più di una giornata, il P10 è sicuramente una scelta da prendere in considerazione. Altro aspetto importante è proprio anche la maneggevolezza di questo telefono, perché con il suo display da 5,1 pollici, i bordi comunque arrotondati, la leggerezza è davvero, non lo si sente in mano, non dà fastidio in tasca, e personalmente da donna penso che sia davvero la dimensione ottimale. Altro aspetto super importante, se state cercando un telefono con cui fare fotografie davvero belle, quindi davvero particolari, con effetti magari un po' artistici, e vi piace giocare un po' con le fotografie sullo smartphone, davvero non avete altra scelta che il P10, perché è davvero il massimo da questo punto di vista. Invece l'S8? Per quanto riguarda l'S8, perché sceglierlo? Beh, innanzitutto, se vi piace uno smartphone di design bello esteticamente, leggero, fine ed elegante, sicuramente questa è la scelta giusta. Come abbiamo visto, per le caratteristiche del display, è uno smartphone che si presta bene per la fruizione di contenuti multimediali, quindi per vedere video su YouTube, ma anche serie TV o film. Altra caratteristica importante che non abbiamo citato fino a questo momento è la possibilità di essere utilizzato come strumento di lavoro. Si può trasformare in un vero e proprio PC portatile, in quanto utilizzandolo con una docking station dedicata e collegandolo poi a un monitor e a una tastiera, eventualmente anche a un mouse, può essere trasformato in un device da utilizzare proprio per il lavoro. Quindi si possono utilizzare le tradizionali applicazioni di Office e quindi lavorare con un vero e proprio PC fisso, con un semplice smartphone. Perfetto. Speriamo di aver esaudito tutti i vostri dubbi, di aver risposto a tutte le vostre domande su questi due smartphone. Sì. Vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie mille, vi salutiamo. Sì. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.